Ciao, questo pomeriggio ci troviamo a Ciampino, un evento in cui stiamo trattando, diciamo, anche non solo i problemi che stanno al di fuori di noi stessi, ma stiamo cominciando a pensare anche a uno stile di vita che è di modificare lo stile di vita. Questa giornata tratteremo anche il tema dell'alimentazione sostenibile. Ci sarà Franco Libero Manco dell'associazione AVA che aprirà questo discorso del tema alimentare e quali problemi può portare in termini di salute, di ambiente, ma anche di diciamo etica all'interno di un paese. E abbiamo anche fortunatamente quest'oggi il deputato Mirko Busto che sta lavorando a un progetto di legge sulle mense pubbliche. Passiamo a lui la parola così ce ne parla. Sì, ciao a tutti. Allora, io sono un portavoce del Movimento 5 Stelle e sono in Commissione Ambiente e siccome sono, diciamo, non mangio alimenti di origine animale, quindi mi definirebbero vegano nel senso. E ho fatto un percorso mio personale che viene, diciamo, dalla. Sono ingegnere ambientale, mi sono occupato di sostenibilità ambientale, ho fatto un dottorato di ricerca che si occupava di modellizzazione delle emissioni dall'agricoltura e dall'allevamento, quindi mi sono occupato di queste cose. Quindi per me è stato naturale considerare anche questo fattore, cioè l'alimentazione, come un oggetto di politica. Cosa voglio dire? Ha parlato prima di stili di vita. Normalmente è passato un concetto, cioè quello che dobbiamo rendere il nostro modo di produrre, il nostro modo di fare le cose più efficiente, più ecoefficiente. Dobbiamo fare le cose con meno energia, con meno materiali. Questo concetto comincia a essere presente, no? nel dibattito pubblico. Si parla di energie rinnovabili, si parla di macchine elettriche, ibride, macchine che consumano di meno, anche se consumano di meno neanche tanto, macchine che vanno a combustibili, biocombustibili e quant'altro. Di questo si comincia a parlare. Quello che manca è la seconda parte del progetto. Non può esistere efficienza se non c'è ecosufficienza, ovvero rimodulare gli stili di vita. Tutti gli studiosi internazionali in tutti i campi scientifici ci dicono che non è possibile raggiungere la sostenibilità, e penso al World Resource Institute, oppure anche al Wuppertal Institute, quello di Lester Brown, ma tanti altri studi di ricerca internazionali, ci dicono che sostanzialmente noi non possiamo soltanto diminuire, aumentare la nostra efficienza nell'uso delle risorse dell'energia, ma dobbiamo anche modificare gli stili di vita. C'è un detto che si diceva negli anni 70-80, che succede se tutti i cinesi avranno un'automobile? Ora si sta avverando, i cinesi stanno avendo ognuno un'automobile. Tenete presente che se tutti i cinesi avessero il numero di automobili che abbiamo in Europa, tutto l'estrazione mondiale di petrolio andrebbe per far andare le loro automobili. Questo deve essere un'informazione nella nostra testa che ci fa riflettere sul fatto che semplicemente questo modello di stile di vita non è né esportabile né sostenibile nel tempo, perché le risorse petrolifere sono in esaurimento. Alcuni dicono c'è 50 anni, 10 anni, 20 anni, non lo so, ma è ovvio che essendo risorse che sono nel sottosuolo e che sono esauribili, quindi questo problema andrà posto. E poi c'è un altro problema, no? L'inquinamento globale, l'effetto serra e l'inquinamento di tutte le altre sostanze inquinanti che stanno andando a pregiudicare la salute di noi abitanti di questo pianeta e degli animali, tra l'altro, la distruzione degli ecosistemi e quant'altro. E allora bisogna parlare di cambiamento di stile di vita. L'alimentazione perché è importante? Perché l'alimentazione umana è uno dei fattori che incidono maggiormente, per esempio, sul bilancio delle emissioni di gas serra. E noi tendiamo a dire l'alimentazione è un fattore personale, no? Tu mangi quello che ti fa più comodo, quello che ritieni sia più giusto, e questo è giusto, ciascuno ha una scelta individuale, ma ciascuno deve rendersi conto che le scelte individuali sommate creano un effetto collettivo, e quindi
la politica ha il dovere di indirizzare le scelte dei cittadini verso le scelte che vanno verso la sostenibilità ambientale, perché preserva il bene comune. Allora, in quest'ottica abbiamo fatto una proposta di legge. Questa proposta di legge parla appunto di consumo di alimenti di origine animale. Gli alimenti di origine animale, parliamo di carne, pesce, latte, derivati e quant'altro, sono alimenti che hanno tendenzialmente un forte impatto ambientale. Perché? Perché gli animali, per esempio, d'allevamento si nutrono di cereali, questi cereali devono essere coltivati, la coltivazione di cereali come per esempio la soia e altri cereali che vengono fatti nei paesi in via di sviluppo porta a deforestazione, l'animale stesso per effetto anche appunto dello scambio della sua dieta naturale, perché sono erbivori, si mangiano i cereali, sono soggetti a fermentazione enterica, quindi emissioni di gas serra dal proprio intestino, che sembra una barzelletta, però sono tra le più ingenti all'interno dell'alimentazione, all'interno di quelle dovute all'alimentazione umana. La fermentazione enterica incide per il 40% delle emissioni totali dovute all'alimentazione umana, la fermentazione enterica degli animali da pascolo. Quindi, unendo questo più il fatto che per produrre i fertilizzanti, per produrre i pesticidi che vengono utilizzati, per appunto il fatto che i suoli emettano, lo sapete, quando tu metti del fertilizzante nel suolo, queste ha delle emissioni ambientali, queste emissioni sono clima alteranti, quindi vanno a contribuire all'effetto serra. Per effetto di questo processo enorme che è diventato negli ultimi 50 anni in Italia, è aumentato drasticamente, noi sappiamo che negli anni 50 a oggi ne abbiamo circa triplicato il consumo di alimenti di origine animale, no, di carne in fattispecie. In più, unito al fatto che in questo momento in paesi come la Cina, in 10-20 anni hanno anche loro triplicato il quantitativo di alimenti di origine animale, sta provocando una pressione sull'ambiente che è stata quantificata per esempio come 18% delle emissioni globali di gas serra. Ora 18% può sembrare un 18%, forse 60%, no, a parte che ci sono altre fonti che dicono 51%, però fosse anche solo 18%, che è il FAO del 2006, un dato della FAO del 2006, il 18% è un punto in più di tutto il trasporto globale, vuol dire tutti gli aerei, tutte le macchine, tutte le navi, tutti i treni incidono per il 17% nel bilancio globale delle emissioni di gas serra. L'allevamento intensivo in particolare del 18%. Questo vuol dire che dobbiamo incidere, dobbiamo cercare di spostarci verso una produzione alimentare che sia più sostenibile. Questa proposta di parte da un'analisi. In Italia ci sono 7, 8, secondo alcuni 4 milioni di cittadini che hanno già rinunciato di ridurre o escludere completamente i consumi di alimenti di origine animale. Alcuni sono vegetariani, hanno tolto carne e pesce, altri sono vegani, altri ci sono anche i fruttariani, ci sono i crudisti, ci sono diverse tipologie che hanno comunque escluso o ridotto molto i consumi di alimenti di origine animale. Queste persone oggi nelle mense pubbliche incontrano notevoli difficoltà. Io sono nella mensa dei privilegiati della Camera e non trovo da mangiare, trovo l'insalata e due verdure bollite quando va bene, se non sono cotte col burro. Quindi è un problema che si vivono molti che hanno vivono questa esperienza, diciamo. Lo Stato deve andarli incontro garantendo per loro un'alternativa, nell'ottica del fatto che questa alternativa va nella direzione del bene comune, perché riduce l'impatto ambientale. Ridurre il consumo di alimenti di origine animale riduce l'impatto ambientale e quindi è da considerarsi andare nella direzione del bene comune. Secondo me, per il momento magari basta così.